zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, dunque, questo è un video dove vi parlo un po' di tutto e di più. Non so quanti clip farò, però spero bene. Ci tengo a fare tanti videoclip, ma non so se riuscirò a farne uno anche oggi pomeriggio perché mi vedo un po' incasinata. Ho altri appuntamenti, vabbè, ma questi sono dettagli. Allora, se mi vedete un po' così dall'alto è perché ho messo la ring light in una maniera che si potesse vedere bene il mio volto e anche dall'alto di me. E nulla, e comunque sono contenta che finalmente sto riuscendo a registrare altri video, sto riuscendo e nulla, comunque oggi fa un vento fotonico, non so perché, ma vabbè. E non so, sembra che oggi sia un po' più un caldo umido, ma con del vento in mezzo, che sa per quale motivo, boh, non capisco. Aspettate un secondo che vi faccio vedere una cosa. No, aspettate, non potete vedere perché vi devo far vedere il vento burrascoso che è fuori, vabbè. Attendete un attimo. Allora, ho aperto un po' la finestra per farvi vedere un po' il, per farmi sentire più che altro il vento che è fuori. Non è molto vento, però se esco fuori il vento è fastidioso. Ah, a proposito, mi ho fatto le unghie, come potete ben vedere. Mi ho fatto le unghie e eccomi qua. Lo smalto dei piedi è ancora intatto, che sa per quel motivo. Mentre quello delle mani me l'ho fatto ieri sera, come potete vedere dal video. E niente. Già. Non lo so, ma mi pare che si è aperta la porta. Aspettate un secondo. E niente, pareva essere un fantasma, vabbè, dettagli. E niente, boh. Sembra che in questo punto qui del video io non capisco cosa vedo da qua, boh, vabbè, niente. Comunque, cosa ho combinato? Io se era nulla di che, ho guardato un po' di video su YouTube, ho guardato un po' di TV. No, non c'era nulla di che, c'era zona bianca mi pare, vero? Sì, c'era zona bianca e niente. Raga, che ne dite se mi trucco? Perché così non mi posso proprio vedere. Dai. Allora, stavo pensando di prendere, scusate il dito della telecamera, ma sto guardando come accendere la luce. Comunque, mi servono i miei benedetti pennelli, che non li trovo qua mai, vabbè. Ah, ecco qua, uno l'ho trovato, vabbè. Uno è questo, attendete un secondo. Allora, nel frattempo mio, oddio, stavo facendo già danni. Nel frattempo mi ho risistemato le mie sopracciglia perché così ero inguardabile, veramente. Non ne potevo più di stare così. Questo ciuffo che mi va sempre nelle scatoline, ancora, e danni. Oh, non c'è verso. Sto cercando il mio correttore se lo trovo. Eccolo qui. Correttore sempre quello che ho visto in un altro video di Melissa Tani. Ed è il 327 di Cashmere, infallibile di L'Oreal, come potete aver capito, infallibile L'Oreal, eccolo qua. E nulla, ora me ne metto un po', tanto crema non ne metto per oggi perché altrimenti mi suda tutto, boh, vabbè, poi ognuno fa come le pare. E sono anni or sono che non mi metto più primer e né niente sulla palpebra di là, perché ogni volta mi diventa la palpebra tutto uno schifo, boh, chissà perché.
Chiedo consigli, ma tanto poi faccio di testa mia, quindi non conviene anche chiedervi consigli a sto punto. Sono terrazza, ma non vedo. Boh. A sto punto mi conviene andare di dito. Di dito e di pennello. Che faccia che sto facendo? No, però non mi piace sto coso. Di là si vede di meno, di qua si vede di più. Boh. Non so se anche voi è la stessa cosa dalla telecamera, non saprei. Quanto sono? Boh, non lo vedo. 10 minuti di video. Boh. Allora, il correttore non è il massimo perché a me piace, però boh, non saprei. Forse oggi ce ne sono tante in genere. Dov'è l'altro pennellozzo che ho preso prima poco fa? Non lo trovo. Ah, eccolo qua, dov'era? Era qui e io non lo trovo sotto il mio naso, vabbè. Scusate, ma sto problemando tutto sotto il telefono. Cioè, siete appoggiati sopra la cassa dei miei trucchi. Allora, sto prendendo questa Sopix Extra Spice. Se mi riesci ad aprirla, ok. Allora, l'appoggio di qua, non voglio fare danni. Oddio mio, qua vicino qua sta rompendo le scatoline. Non so se ci avete sentito qualcosa, ma se ci avete. Come parlo oggi? Vabbè, oggi non so, non so collegare i congiuntivi o come si suol dire i verbi. Vabbè, ci fate caso. Oggi non è giornata, oltre a essere brutta la giornata qui in Sardegna. Anche tu non sta scacciando, vabbè. Oddio, effetto congiuntivizio anche no. Vabbè, me ne frego. Me ne frego, me ne frego, me ne frego. Turu tu 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 tu. Stavo cantando non rompere tu sfotto. Na 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 na. Attimi di follia. Vabbè. Altra cosa mi metto? Niente, direi mascara. Mascara anche sì, perché volevo non metterlo, ma già così sono. Lo metto, yes. Lo metto qua in telecamera. Anche se non si vedrà una mazza, lo metto lo stesso. Bambi, cerbiatta, non saprei, comunque no comment. Le ho troppo lunghe direi queste ciglia, ma non fa niente, sono belle lo stesso, secondo il mio onesto parere, però vabbè. Allora, io qua vorrei basta che YouTube non faccia copyright, però. Tanto non sono tonata, ma non sono così stonata. Quindi appunto per questo dico, speriamo che YouTube non mi faccia storie, ma non credo.
Sì, sto guardando, ma devo dire, non è male, dai. Che ne dite voi? Ah, sì, mi ero dimenticata di mettere il blush. Dov'è il blush qui? Sì, c'era tutto attorno, non so manco io il cacchio che sto facendo, vabbè. No comment. Allora, dov'è il blush qui? Non lo trovo. Sono bella ridotta. Eccolo qua. Allora, prima di mettere il blush voglio mettere la terra, ovviamente, come giusto che sia. Se trovo dove... Sì, guardate là perché ogni tanto metto i pennelli da quella parte, ecco perché. Ok, ora blush, andiamo di blush, se so come cavolo riesco ad aprirlo, ok, perché non voglio sfasciare le unghie tutto lì, anche se non le ho lunghe come non so cosa, per le ho tagliate, proprio perché mi dà fastidio averle troppo lunghe, mi dà fastidissimo. Allora, siccome faccio una premessa, io il rossettino di Valentina Ferragni l'ho già aperto per vedere com'era e mi è piaciuto un botto, solo che non ho avuto la cosa di poter resistere ad aprirlo, a non aprirlo e aprirlo con voi, quindi abbiate pazienza, ma purtroppo non ce l'ho fatta, l'ho aperto e l'ho usato lo stesso. Non, lo so che non mi interessava di fare video, ma solo per avere più discussione qua su YouTube, quindi ho detto no, chi se ne frega di fare video, lo apro, me lo metto e zitta. Perdonate, ma non ce l'ho fatta, ho voluto indossare l'acqua per uscire così in giro, tanto per indossare qualcosa di carino, e l'ho fatto, ma anche per me stessa, per stare qua in casa e non stare sempre la solita sciattona tutto lì. Un attimo solo. Ah, ok, lo posso fare anche in diretta, tanto ormai siete abitué. Avevo un po' di burro cacao curioso, bruttissimo sto burro cacao, lo prendo più. Piuttosto, devo vedere dove ho messo l'altro, ok. No, stavo cercando questo qui, oh, scusate. Allora, vi dicevo, questo qui di Valentina Ferragni, mi stavo sbagliando, stavo dicendo chi era, no. Volevo dire Valentina Ferragni, ecco qua, questo è il lip gloss crayon, come si chiama, lo so. Sì, effetto glossy scelto da Valentina Ferragni per l'appunto, labello e nulla. L'ho voluto aprire, non ce l'ho fatta resistere, ma è vaffanbrodo che l'ho aperto. Eh sì. Adesso lo scantavetrato, muy bien. Allora, questo è il pack in sé, vabbè, non c'è bisogno, tanto lo conoscete tutti. Non so che l'abbia aperto, nel senso non so che l'abbia aperto di questo YouTube per fare un test su strada, ma l'ho voluto vedere con voi. Allora, aspettate un attimo. Vedete, lo scovolino è questo. Ed è molto bello, mi piace. No, però mi devo mettere così. Ok, bello, molto bello. Però io da qui non vedo una fava, un bel niente vedo. Sì,
Scusate se mi metto in modo che non mi, fa, che non mi vediate, però io sono, non so se dire miope o astigmatica, una delle due, ma non vedo la fava da lontano, quindi mi devo per forza avvicinare. Ok, se sentite rumore sottofondo è la TV. Mi piace la TV in sottofondo, ma comunque non ci fate caso. Ora aggiungo un altro po' di blush perché da una parte non me ne vedo quasi per niente. E dall'altra non lo so perché fa così. Adesso lo rivedo, lo rivisitiamo. Che ne dite? Bello, vero? Già. Aspettate che lo riaccendo un altro po', se mi riesce. Non vorrei che fosse troppo. No. Boh. No, forse così è molto. Vabbè, lasciamo perdere. No, ok, allora. Ok. Illuminante? Sì, illuminante come dice Fabiana Lizzi. Illuminiamoci di immenso. Ok, a posto. Anche se questo dovrei ritoccare perché non mi piace come me l'hanno messo. Aspettate un secondo. Anche se bene per me non è granché il massimo. Mi accontento, diciamo, oddio, stavo facendo cadere tutto e di più qui. Allora, nella corrima inferiore non metto nulla perché voglio stare più nature possibile. E niente, a posto qua. Questo oramai vi faccio il test su strada un altro momento, ma penso che abbiate capito. Allora, sulle labbra non è molto appiccicoso, diciamo che non me lo sento per niente, almeno secondo me non, anzi senza secondo me. Per me io non lo sento sulle labbra, c'è chi magari lo può sentire appiccicoso o quant'altro, ma io non lo sento. Cioè, non è appiccicoso quando faccio così. È naturale, è bello, è lucido. E mi piace, punto, non c'è altro da dire. Certo, non è nota aspa perché non è vero che tutti quasi questi cosi qua possono essere transfer perché non è nota aspa. Cosa sto dicendo? Nota transfer? Sì, sono, si trasferiscono perché si trasferiscono, però si trasferiscono, però se volete dire, volete chiedermi, è nota aspa? Non credo, aspettate un attimo. Boh, aspettate un attimo. Un pochettino sì, direi, quindi non volete una balla perché una balla colossale perché non lo è. Comunque mi sono appena pulita e pare che un po' lo faccia un po' di transfer, quindi state attenti quando baciate il vostro boys perché un po' transfer lo è, soprattutto se i vostri boys vi dicono non mi baciare con il bullice labbra, prendetene uno a lunga tenuta e no transfer. Comunque, questo è il mio consiglio, poi fate voi. Già. E niente. Ora mi guardo con gli occhiali. Insomma, sembro non so cosa. Non voglio dire cosa sembro, perché poi mi prendete in giro. Vabbè. Oh, mamma mia, 19 minuti di video. Vabbè, chi se ne frega, ve lo pigliate così come sto videuccio. Allora, sì, lo so che sono tanti 19 minuti di video, ma io me ne frego perché... Anche se le visualizzazioni non sono tante,
Voglio un po' restare serena, anzi sono serena, ma non tanto, perché a volte le visual non ci sono, ma non possiamo vivere di visual a sto mondo, dobbiamo vivere di realtà che ci circonda, anche se a volte non credo che sia così, perché non tutti la pensano allo stesso modo, mio, ma vabbè, dettagli. È vero, a volte, come dico io, voi direte, ma cosa c'entra questa cosa che ogni volta dici? Non ci credi neanche tu a quello che dici, perché mi piacerebbe stare quasi sempre al telefono, ma non si può, perché mi devo fare la spesa, devo andare a pagare le cose in posta, nel senso le bollette, le cose della luce e via così scorrendo. E, oltre a farmi la spesa, a farmi i giretti, quella, vabbè, a andare al mare posso anche andare a farmi un videoblog, ma per il resto mi piace godermi un po' di vita reale, nel senso godermi mia nonna, anche se guardo i vostri video su YouTube, sì, quello per l'amor di Dio, per carità, sì, me ne guardo i vostri video, però sto cercando ogni tanto di fare pausa su YouTube, fare pausa nel senso che faccio meno video, e anche se non li curo tanto, vabbè, alla fine raga, chi se ne, viviamo un po' più allegri. Che ne dite? E niente, ora vi faccio vedere le mie outfit, che non trovo dove ho messo le mie scarpe, però un attimo solo, in diretta ve lo faccio, aspettate un secondo, no, meglio che stoppo. Allora ragazzi, gli ho messo le mie belle sandali quasi scollate, perché le sto quasi per terminare, sono quasi al termine dell'ultimo suo cammino. E niente, vi faccio vedere il mio outfit estivo di stamani, intanto qua chiudo perché c'è un casino, un caldo che non vi dico, a stare con questa luce accesa qui. Insomma, aspettate un secondo, raga. Ok, nulla. E niente, dai, venite con me. Eccomi qua. Allora, questo è il mio outfit, come potete vedere. Le mie scarpe sono queste, ma tanto le posso anche cambiare volendo. Ma al momento le tengo così, tanto per. Tanto poi lo vedete di là quella parte cosa c'è. Si vede, sì. Uso quelle per restare in casa. Anche perché, raga, non mi conviene stare con delle scarpe che tra un po' mi smollano per strada. Mi mollano, no? Non si mollano, che dico? Mi mollano per strada. Io non so. Da una parte è più. Boh, vabbè. Dicevo per il blush. Comunque nulla. Queste sono le mie belle scarpe. Questa è la mia gonna, come potete ben vedere, la mia gonna con l'illina, che come cavolo l'ho messa, boh, vabbè. E questa è la mia gonna, appunto, la maglia floreale, come potete vedere, io non so cosa ci siamo, voglio uscire sempre in mezzo alle balle, e niente, questo è il mio trucco, mi metto la luce, aspettate un secondo. Vi piace? Spero di sì. Sì, lo so, devo riandare dall'estetista, ma per adesso non ci penso neanche. Sono stata qualche giorno fa dall'estetista e adesso ci devo riandare, ma non ci vado subito. Ok? E niente, questo era tutto. Punto e basta. E niente, adesso faccio un altro video. E noi ci si becca un prossimo video perché sinceramente non ho idea di quando pubblicherò questo video. Forse subito, forse non subito, non lo so. Può essere che lo spiribizzolo mi dica di pubblicare ogni video tutto in un giorno, ma non credo, non ne ho la più pallida idea. Niente ragazzi, statevi bene e ciao. Mettete un like se vi è piaciuto questo video. Scusate se guardo di là, ma guardavo che di fronte a me abita mia zia, ma vabbè, dettagli. Vi dicevo un bel like, commento e se vi piace il mio canale iscrivetevi. Ciao!